Il popolo del centro-sinistra torna a votare. Il ballottaggio tra il segretario nazionale del PD Pierluigi Bersani e il sindaco di Firenze Matteo Renzi è per domenica 2 dicembre. Ieri sera su Rai 1 i due competitor si sono sfidati a suon di programmi. Ognuno di loro ha avuto modo di dire agli italiani qual è la loro idea di futuro e come affrontare le difficoltà del momento. Intanto domenica nelle piazze del nostro paese saranno nuovamente allestiti i gazebo dove poter esprimere le proprie preferenze. Le regole del gioco sono chiare, come riferisce Salvatore Garofalo, componente del coordinamento provinciale per le primarie, esclusa l'ipotesi di poter aprire a tutta la platea il voto delle primarie del centrosinistra. Possono votare intanto quelli che hanno votato al primo turno, e questo mi sembra ovvio. Poi possono votare quelli che si erano registrati online ma che non sono potuti andare a votare il giorno 25, quindi questi risultano dagli elenchi di chi si è già registrato, e quindi questi possono votare anche se giorno 25 sono stati impediti. Possono votare quelli che hanno ritirato il certificato elettorale, che per un motivo o per un altro non sono potuti andare a votare. E poi, ed è questo il punto un po' più che l'oggetto del contendere, che possono votare coloro i quali non si sono né registrati né online né nei siti dei comitati elettorali, ma che debbano giustificare il motivo per cui non sono potuti andare a votare giorno 25, cioè dire non è possibile poter aprire la platea dei votanti, stravolgerla incondizionatamente. Questo è quello che ci chiedono, quello che a livello nazionale, le indicazioni che ci hanno date, e noi qui a Ragusa ci atterremo in maniera scrupolosa ai regolamenti, a quanto ci hanno indicato.